Arturo si irrita nel vedere che i suoi vecchi compagni sono stati fermati da un gruppo di ragazzi. Nel sentirsi definire incapaci, Buki e Sham criticano l'inattività di Kuro negli ultimi 3 anni e lo attaccano, ma vengono surclassati. Kuro decide di concedere a loro e tutti gli altri 5 minuti per sconfiggere gli avversari, altrimenti allo scadere del tempo li ucciderà tutti. I fratelli Nyaban partono subito alla carica per uccidere Zoro, ma Nami riesce a lanciargli le sue spade. In questo modo Zoro può utilizzare la tecnica a 3 spade e li sconfigge in un istante. Buki però non sviene e implora Yango di ipnotizzarlo affinché possa combattere ancora. Nami approfitta della confusione per raggiungere Ruffy e svegliarlo. Yango decide di affrontarlo, lasciando a Buki il compito di sconfiggere Zoro. Il tempo messo a disposizione da Kuro però è terminato e si prepara a entrare in azione. All'improvviso Kaya raggiunge la spiaggia intenzionata a lasciare tutte le sue ricchezze a Kuro purché lasci l'isola senza fare del male a nessuno. Kuro però rifiuta l'offerta perché oltre ai soldi desidera la tranquillità e per averla deve uccidere coloro che conoscono la sua vera identità. Kuro si prepara a uccidere Usopp, ma Ruffy interviene e lo colpisce al volto.